Parlo in particolare del gruppo dell'Uni3, che sono stati compagni di mille avventure qualche anno fa. Con loro abbiamo portato qui a Piano di Sorrento il Millumino di Meno, la giornata mondiale del risparmio energetico. Abbiamo fatto tante belle cose, li ritroviamo, ci ritroviamo anzi. E onorato perché insomma è un inizio, un debutto, che è anche un ritorno, l'ho definito prima gli amici della stampa, un ritorno alla normalità. Vogliamo fare giusto una brevissima anticipazione, l'ho detto appunto agli amici della stampa prima, questa bellissima nostra terrazza sul mare è stata per 2 anni, doverosamente di supporto a tanti di noi, è stata un'hub vaccinale, nonostante tutto non si sono fermati ovviamente gli appuntamenti, ma con tutte quelle che erano le limitazioni del caso. Adesso siamo più vicini. Non ci sono parole che ci hanno turbato, come appunto il distanziamento, ed eccoci di nuovo insieme. Partiamo con la cultura, con la C maiuscola, mi piace definirla così, e con i libri. Se ne racconteranno tanti su questa terrazza in quest'estate, ed ecco perché è torno all'incipit mio l'onore e il piacere di essere qui ad illustrarvi per primo un lavoro che è anche una prima prova d'arte per l'autrice Martina Galletta. Un applauso, insomma, per. Grazie. Per Martina Galletta. Martina non è sola, al suo fianco c'è un bravissimo attore innamorato anche lui della nostra terra. Poi ci spiegherà il motivo, che è Marcello Romolo. Un applauso, insomma, anche per Marcello. Volevo, perché lo vedo su questa bellissima terrazza, i saluti doverosi, giustissimi e istituzionali del nostro vice sindaco Giovanni Iaccarino, assessore alla cultura e agli spettacoli e al turismo della città di Piano di Sorrento, che insomma ci dà il benvenuto qui stasera. In altri tempi non avremmo potuto utilizzare lo stesso microfono, eh? Dovevamo sanificare, però non siamo ancora usciti. Questo è opportuno dire che bisogna ancora mantenere alta l'attenzione ed essere desti. Noi con questa sera non, ecco, diamo solo un assaggio di quello che sarà l'estate carottese. Non abbiamo ancora cominciato, stiamo allestendo una rassegna, ma ovviamente quello che oggi andiamo a battezzare con Martina è la restituzione, la fruizione finalmente, tirando un sospiro di sollievo, della struttura di Villa Fondi, perché come dicevi tu è stato un hub vaccinale. Noi abbiamo, con tutta la disponibilità che vuoi, ma abbiamo anche rischiato che questo hub non ci fosse restituito in tempi brevi, quindi dobbiamo anche ringraziare in certo senso l'ASL, che poi ha consentito a noi di poter rilasciare questa struttura per poter fare le nostre attività, per restituire alla città e agli ospiti. In questo periodo abbiamo lavorato anche per la riapertura del museo, finalmente è anche fruibile al pubblico. C'è un nuovo direttore, ci sono tante cose che sono cambiate: è cambiata l'amministrazione, è cambiato il direttore del museo. Quindi stiamo anche cercando di organizzare qualcosa insieme, dei percorsi guidati. Però voglio dire, stasera mi piace cogliere però l'aspetto bello di questo lockdown, perché il lockdown, anche se ci ha fatto vivere in un tempo sospeso, per degli animi sensibili come la nostra Martina è servito magari per fermarsi, no? E Scrivere. scrivere, e quindi lasciarci, consegnarci un lavoro. Io poi sono di quelli che non ho letto il libro. No, Adesso. perché molti, no, per adesso, diciamo la verità, molti, però leggono solo la prefazione, ci mavano, tutti fanno finta di essere, in realtà i libri li leggono in pochi, però, e non è vero che non si mangia con la cultura, si mangia. Però quello che io posso dire, e confrontarmi anche con l'amico Biagi, poi mi sono fatto un giro per
mettere in evidenza stasera anche con voi la poeticità di quest'artista, perché è una compositrice, è un'attrice, una scrittrice, quindi poi peraltro anche una donna, anche bella, voglio dire, ha tutti i riferimenti, tutti i parametri giusti per, ecco, affrontare questo lavoro che io, dicevo con lui, mi piace pensare come una sorta di romanzo storico, no? Perché viene ambientato in anni particolarmente difficili, come non pensare, come, no? Come ancora dobbiamo stare nel 2022 ancora pensando ad un modo antico di fare la guerra, dopo una pandemia che ancora ci vede oppressi. Vabbè, questa è la stupidità degli uomini. Ecco, e noi attraverso, ecco, il lavoro, la scrittura, noi possiamo, ecco, emanciparci. E possiamo veramente crescere e aprire le menti, andare oltre. Io di questo ti ringrazio, di questo lavoro corposo, però mi impegnerò a leggerlo, per cui ci risentiremo e tu mi interrogherai, perché mi auguro che tu possa tornare. Voglio ringraziare anche Marcello, sono curioso di capire quale arcano lega Marcello con Piano di Sorrenti, in modo particolare la penisola sorrentina. Piano. Piano. Sono uno dei fondatori di Piano. Romolo e Remo, forse di Roma. Quindi vi do il benvenuto, siete in buone mani. Ripeto, noi è un'anticipazione, veramente è un primo evento, noi poi andremo organicamente ad una rassegna molto più ampia, tu dicevi, dei libri, ne avremo, cominceremo, io lo posso dire ufficialmente, il 23 giugno cominceremo con la presentazione di un altro libro, che ovviamente avrai tu il compito di guidare nella presentazione, che è il libro di una nostra concittadina, il suo secondo romanzo, è Laura Vinaccia, perché noi molte volte siamo amanti dei forestieri, abbiamo delle potenzialità, delle doti, no? Da sorrentini si chiama mandri forastieri, si dice, tu sei mantovana, che sei romana, Milanese, milanese, milanese. ma è peggio ancora, e quindi voglio dire, scherzo, scherzo, e quindi il 23 cominceremo con lei, però voglio già avvisarvi che il 17, il 14, quindi la settimana prossima, avremo i ragazzi dell'orchestra dell'Istituto d'Arte di Sorrento, che sono i ragazzi. Chiudono le scuole, io li ho invitati, sto inseguendo da parecchio, una bella esperienza con loro, perché dobbiamo esaltare tutte le forme e le espressioni dell'arte, perché io dico sempre che la politica, la religione, lo sport divide, alza muri, invece la musica e tutte le altre forme artistiche lanciano ponti. Quindi noi siamo per lanciare ponti e quindi non per alzare muri. Ok, quindi benvenuti, grazie e mi auguro che ci possa essere qualche altra occasione, magari con un altro lavoro o anche teatrale, Sì. ci inventiamo qualcosa. Ok, intanto sei giovane e Grazie. hai voglia di scrivere. Sì. Ok? E grazie agli amici dell'Uni3. Grazie agli amici dell'Uni3 che sono sempre una colonna portante, diciamo, della realtà culturale della nostra città, e poi con i dolci della nostra, che tutto ci addolcisce con la bravura e la dolcezza di Maria Grazia Cocurullo, perché è una maestra pasticcera, che è un'altra eccellenza carottiera. Lo fa con amore e con passione, avrebbe potuto tranquillamente farlo diventare una professione, ma di altissimo livello. Vi lascio, ho parlato già troppo. Mi metto tra il pubblico a godermi, no, le letture e la presentazione del libro, ok? Grazie a voi. Grazie. Grazie a Giovanni Accarino. Ringrazio anche appunto per l'Uni3 Luce Esposito, il direttore della locale sezione carottese. Grazie Lucio davvero di aver colto questo bel segnale, come appunto abbiamo detto, di rinascita. Ha toccato un bel po' di temi, Gianni, tra cui l'ultimo anche proprio sull'arte. Rubo proprio quello da un'intervista di Martina. Trovo che l'arte sia qualcosa di estremamente concreto, pratico come i sensi. Quindi continuiamo su questa linea appunto dell'arte come qualcosa di essenziale, qualcosa che appunto ci è mancato in questi 2 anni. Allora, chi è Martina Galletta? Che è Martina Galletta. Martina Galletta, appunto, l'abbiamo detto, Gianni, personaggio poliedrico, è qui nelle vesti di scrittrice, ma è attrice. Roberta Torre, bravissima regista, l'ha scelta per I Baci Mai Dati.
E poi, e questo mi lega a lei, ovviamente in modo diciamo giornalistico, perché c'è una data che lei non lo sa, ovviamente lo scoprirà tra 30 secondi in tempo di dirlo appunto, che ci riporta a quel tempo sospeso di cui parlava Gianni, 24 marzo 2020. Lo so, qualcuno vuole dire beh, Biagio, perché ci porti un po' ancora indietro, però io penso che giusto fermare nella memoria questo tempo. Rai 1, abbiamo cominciato da una quindicina di giorni quello che doveva essere stato poi un lockdown lunghissimo e logorante. La televisione, come i libri, ci hanno accompagnato nel tempo recluso a cui siamo stati in qualche modo costretti. Esce su Rai 1, era uscito il mese prima al cinema per una o due giorni particolare. Il film Permette Alberto Sordi, dedicato appunto a questa figura magnifica, eccezionale che è Alberto Sordi. Martina Galletta ne è tra i protagonisti in quanto interpretato Giulietta Masina. C'è bisogno di dire nulla se non la compagna di una vita di Federico Fellini, e lì è stato il momento in cui io ho colto l'arte di Martina Galletta. Da lì poi insomma, i social hanno fatto tantissimo, perché sempre in quel tempo sospeso che abbiamo vissuto, i cellulari erano il mezzo per abbattere le distanze che ci separavano appunto in modo molto molto forte. E da lì è nato poi quello che poi Martina ha piano piano spiegato, ossia la nascita di questo libro, che adesso faccio un po' di Fabio Fazio della situazione, è La dimora degli dèi, Infinito Edizioni. Colgo anche l'occasione per ringraziare la casa editrice, perché poi avremo modo di presentare a metà del mese di luglio un altro libro di questa casa editrice. E appunto Martina si ritrova, si riscopre non solo protagonista a teatro e al cinema, ma anche davanti a un foglio bianco. Martina, come nasce questo lavoro? Allora, innanzitutto io vi ringrazio, sono più che onorata di essere qui, tra l'accoglienza meravigliosa, il luogo surrealmente bello che c'è davanti a me e la presenza di tutti questi amici e la vostra presenza. Io sono veramente felicissima e vi ringrazio tanto. Sì, citavi quel periodo molto, molto angosciante che poi io profeticamente dissi, ma durerà una settimana, guarda. E invece è durato, appunto, sta durando tuttora, e mi ritrovai con un eccesso, un esubero di creatività, perché diciamo che dopo la prima settimana di prosecco sul terrazzo non potevo andare avanti così, e dovevo fare qualcosa di creativo, stavo esplodendo o implodendo, che dir si voglia. E quindi ho tentato di scrivere. Io ho sempre scritto cose più piccole, cose insomma, anche copioni teatrali piuttosto che brevi racconti, eccetera. Però un romanzo mi sembrava chimerico come risultato. Ho detto, vabbè, faccio un esperimento creativo, faccio una cosa di 2 o 3 pagine. E l'ho scritto ambientandolo in una nave da crociera. Queste prime 4-5 pagine non mi sono piaciute, le ho trovate orribili e le ho buttate con anche un 2 o 3 lacrimucce. Dopo qualche tempo ho ripreso in mano lo scritto e mi sono resa conto che il personaggio protagonista, che poi è Britta, la conosceremo a breve, in realtà poteva avere un senso, e anche 2 o 3 personaggi corollari, ma era l'ambientazione che era sbagliata. Ho provato a cambiare ambientazione e niente, da lì è partito una specie di treno in corsa che mi ha travolta e mi ha incatenato la tastiera. Io scrivevo una media di 10 ore al giorno e la mattina studiavo. Quindi l'ho finito in realtà in tempi abbastanza record, cosa che il mio editore mi ha detto sempre di non dire, ma io lo dico comunque, perché io l'ho scritto in 40 giorni. E lui mi ha detto, guarda, di un anno e mezzo. E ho detto, ma non è vero, ho detto, dillo lo stesso. Però no, ci tengo a condividere con voi questa cosa, ma non è stato un lavoro superficiale, credetemi, ci ho perso tipo 8 kg, quindi fidatevi. Infatti, c'è da dire che già la semplice ambientazione, che è passata da una nave da crociera ad un albergo, peraltro a parecchi chilometri di distanza dal caldo e dalle bellezze del nostro territorio, ma soprattutto un'attenzione particolare, davvero in ogni pagina del libro, ai dettagli. Allora, Martina, avremo modo,
attraverso la lettura di Marcello anche di addentrarci dentro la vicenda. Come siamo passati da questa nave da crociera poi a un luogo fisico ben definito, così distante da noi, in un tempo così lontano da noi, seppur come ha detto Gianni, ahimè, vicino, ma questo non lo poteva sapere Martino ovviamente all'epoca. E avrei preferito non continuare a non saperlo. No, mi aveva sempre affascinato il periodo intercorso tra le due guerre, no, mondiali, perché lo trovo un periodo estremamente affascinante, nel senso c'erano ancora tutte le ferite della prima guerra mondiale, ma c'era anche quell'ottimismo insensato, no, che poi ha portato alla seconda, che purtroppo è veramente, veramente molto vicino a tanti, cioè studiandolo veramente inquietante come alcune cose che sono accadute all'epoca si stanno ripetendo e come le persone normali, come siamo tutti noi, cioè persone che non possono in qualche modo incidere sul corso della storia, si rendessero conto e tutti pensassero ma cosa posso fare? Niente. Cioè in realtà tutti poi hanno fatto nel loro piccolo e tantissima gente ha fatto tantissime cose estremamente eroiche, tra l'altro il libro ne parla parecchio perché il libro è ambientato nel 38, si parla di Anschluss ovviamente, si parla di questione ebraica, si parla di nazismo tantissimo e quindi diciamo io volevo parlare di questo periodo storico. L'Austria, in realtà il libro è ambientato in una zona di confine non meglio precisata tra Austria, Svizzera e Germania e ho scelto che fosse non meglio specificata perché volevo creare una Babele di linguaggi. Infatti io vi sfido, se e quando spero lo leggerete, a capire in che lingua si parla nell'albergo. Questa è una cosa che dico sempre, veramente vi sfido, se lo indovinate scrivetemi. Però perché proprio lì non lo so. Infatti poi mi sono maledetta da sola perché la storia austriaca di quel periodo è veramente complicatissima e ho dovuto studiare come una pazza. Sì, come dicevo appunto, non c'è superficialità nel racconto, c'è un'attenzione minuziosa, ci sono anche appunto note a margine di ogni pagina per calarci ancora meglio e nel periodo e in alcune terminologie e soprattutto è stata una bella bel rispolverare, insomma, anche per me appassionato di storia, un aspetto appunto particolare, forse anche meno conosciuto di quel periodo appunto tra le due guerre. Svetta, però, a questo punto lascio a te capire anche con la lettura come vogliamo un attimo addentrarci. Svetta, però, la figura della protagonista, di questa protagonista femminile, che appunto pervade in tutto il percorso delle varie pagine, perché appunto una tormenta di neve blocca questi protagonisti all'interno di questo albergo. Devo dire la verità, io ho avuto l'impressione che questo albergo fosse anche un po' la metafora del periodo storico che Assolutamente abbiamo sì. vissuto, una sorta, forse come doveva essere anche la nave da crociera, quindi uno spazio chiuso, un nostro lockdown, insomma, ecco, mentre lo leggiamo. Questo non significa che è ansiolitico, anzi, è proprio perché c'è un via vai sia di personaggi che scopriamo pagina dopo pagina, ma anche di aspetti particolari che avvengono all'interno di quest'albergo, perché poi è anche un romanzo, tra virgolette, a colori, nel senso c'è il giallo e c'è il nero, quindi gli appassionati del genere potranno trovare assolutamente pane per i loro denti. Quindi davvero, ripeto, un bel invito alla lettura. Martina. Sì, Sì, perché non ce leggiamo, le vogliamo buttare? ascoltiamo Marcello e poi dopo interroghiamo anche Marcello, ovviamente. Il viaggio era stato un incubo, Non voglio mai più sentire parlare di calcio in vita mia. pensò Britta. Rudy riusciva a fare una tragedia per l'assenza dell'Austria ai mondiali. Ma sembrava incapace di rendersi conto della grandissima catastrofe alla quale tutto il globo stava inesorabilmente andando incontro. L'unico conflitto che pareva interessare il suo futuro marito, il padre di Britta, era quello sportivo. Metà del viaggio in macchina era stato speso commentando il tradimento di Matthias Sindelar, che dopo l'Anschluss si era rifiutato di portare i colori della Germania nazista, facendo così escludere l'Austria, patria natia di Rudi, dai mondiali. Sindelar ha tradito la squadra, non è degno di rappresentarci, aveva esclamato Rudi mentre correva a tutta velocità sulla stradina di montagna
con la sua BMW nuova di zecca, dono dell'aristocratica madre Silvia per l'imminente matrimonio. Il padre di Britta, Marcus Sommer, sollevò impercettibilmente gli angoli della bocca in un cenno di approvazione, l'unica pallida forma di calore emanata dal glaciale genitore della ragazza. Sindelar non ci avrebbe comunque portato la vittoria, disse con quella voce sottile e ironica che molti dei suoi sottoposti avevano imparato a temere con tutta l'anima. Neanche con l'aiuto di Maisie. Avete visto cosa ha combinato ai mondiali del 34, Rudy? Ma Sindelar non è stato definito uno dei più forti giocatori austriaci di tutti i tempi? Intervenne Britta d'impulso. E ai mondiali del 34 non è stato l'arbitro, quello svedese, a ignorare tutti i falli su Sindelar commessi da Monti? Ci credo che l'Italia ha vinto quella partita. Calò un gelo imbarazzato. Non credevo ti interessasse di calcio, sibilò suo padre. Infatti, non me ne interesso più di tanto. Ma non sopporto di sentire affermazioni dogmatiche e completamente false. Io non voglio pensare soltanto quello che il partito mi dice di pensare. Il silenzio di suo padre era talmente denso di disapprovazione che a Britta bruciarono le guance, ma non volle rimangiarsi le parole. Rudy si girò verso il sedile posteriore, tenendo il volante con una mano sola, e le sorrise. Tesorino, tante volte ti ho detto di non parlare di cose che non conosci? Perdonatela, Rudy, da quando è morta sua madre non riesco più a controllare quello che legge. E ora, figliolo, guardate davanti a voi, non vorrei che questo gioiellino uscisse di strada. Per il resto del viaggio, la conversazione si concentrò prevalentemente proprio sul gioiellino in questione, mentre Britta, in silenzio sul sedile posteriore, ingoiava lacrime di rabbia guardando fuori dal finestrino. Dietro l'ultimo tornante, come per magia, apparvero i contorni di un grande albergo, in legno e pietra, con quel tipico stile lussuoso e al contempo rustico di tutti i resort di montagna di classe. Ecco, signore, tesorino, siamo arrivati, disse Rudy, scendendo dall'auto per aprire il cancello. Proprio in quel momento incominciò a nevicare piano. Marcello, doveroso un attimo calarci. Siamo all'inizio del libro, sta cominciando a nevicare, si percepisce proprio. E con questo caldo, devo dire la verità, è proprio la situazione meteo giusta. E stiamo un po' scoprendo a grandissime linee i protagonisti. E parlavamo di Britta, che ha un carattere forte, tenace. E soprattutto per essere una ragazza degli anni 40, è una ragazza che guarda a tutto tondo il mondo, quindi si interessa di tante cose. C'è quindi un mondo femminile che Britta racconta, che è un mondo che vuole esplodere, che vuole dire la sua, che vuole emanciparsi. Sì, mi colpiva la situazione femminile dell'epoca. Non che quella attuale sia particolarmente rosea, ma quella dell'epoca era decisamente devastante, nel senso che la più grande schiavitù che poi aveva il mondo femminile era quella di non poter accedere alla cultura o di potervi accedere in un modo molto strumentalizzato. E quindi ho voluto, non so, istintivamente creare una protagonista che ha fame di cultura, cioè che vuole, semplicemente lei non è che vuole niente di che, cioè vorrebbe poter leggere, scrivere, fare delle cose che attualmente ci sembrano normali, che all'epoca non lo erano. E l'altra questione che indaga il libro è quella del matrimonio, no? Del matrimonio come contratto, quindi come parte esclusivamente meramente economica tra due famiglie. Anche lì, cosa che non è che adesso sia necessariamente svanita, però all'epoca era proprio istituzionalizzata, era una certezza per tutte. E lei cerca in qualche modo, non tanto di sposarsi in amore, ma magari proprio di non sposarsi, tipo, cioè di avere la sua vita, insomma. E riesce a iniziare un percorso di emancipazione tramite la cultura, tramite Sartre, tramite le letture. Ed è questa la cosa che non le perdona la società. La bellezza, la ricchezza, ma soprattutto l'intelligenza, ecco, fondamentalmente. Quando si tratteggia un personaggio è evidente che o si prendono degli spunti o in qualche modo
c'è anche parte dell'autore dentro un personaggio. Quanto c'è di Martina in Britta? Allora, non so perché, spessissimo mi hanno detto, ah, ma tu assomigli molto. Io invece no, ma magari. No, 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 nel senso, io mi ritrovo molto in alcuni altri personaggi. Diciamo che ho cercato di fare un po' come diceva Wells, no? Lui diceva che dentro di noi c'è qualsiasi tipo di personaggio, dall'idraulico all'assassino. Bisogna semplicemente ammazzare tutti gli altri e lasciare vivo solo quello che serve in quel momento. Quindi ho avuto piacere di immedesimarmi il più possibile in tutti i personaggi. Partendo a livello pratico, appunto, perché il nostro lavoro, parlo di quello attoriale più che altro, è proprio un lavoro pratico, cioè sensoriale. Quindi, nel mio modo, per quanto appunto sono assolutamente una neofita della scrittura, comunque nel mio modo di scrivere, ho cercato di restituire quella praticità. Quindi, cioè, se uno ha fame, ha fame. C'è la guerra, ma tu comunque hai fame. Se tu sei innamorato, ma hai sonno. Sbadigli, ma sei innamorato, cioè, non so, sono due. La parte sensoriale è molto importante e quindi ho voluto immedesimarmi in tutti i sensi, sia ovviamente mentale, intellettuale, sia fisico nei personaggi. Tornando alla tua domanda, sicuramente un certo dispotismo mi pertiene, di quello di Britta, e una certa curiosità, sicuramente. Però, come hai detto appunto, il venir fuori da un mondo, quello attoriale, ti ha permesso, e anche scrivendo appunto di teatro, come hai specificato già all'inizio della nostra chiacchierata, ti ha permesso poi di disegnare bene anche tutto il variegato mondo che c'è in quest'albergo. Insomma, ti sei divertita parecchio. Soprattutto mi sono divertita parecchio, sì, era veramente una fuga per me. Cioè, la verità è questa, se vi ricordate, quando c'è stato il lockdown, hanno chiuso le librerie, cosa che per me è stata una cosa devastante, perché di tutte le disgrazie, no? Sei chiuso in casa e non puoi neanche leggere. Quindi io avevo già riletto tutta la libreria, ho detto adesso che faccio? E in sostanza mi sono scritta il libro che avrei voluto leggere. Io sono una grandissima amante proprio di tutto il genere giallistico più anglofono che mediterraneo, diciamo, quindi strizzo tanto l'occhio alla Christie, ok, per intenderci. E quindi ho detto, senti, ma partendo dall'idea di un omicidio chiuso in una, cioè di una persona che muore chiusa in una stanza, cioè di una cosa impossibile da risolvere, tu come la risolveresti? E niente, da lì è partita la cosa. Tutto qua. E c'è infatti la parte gialla che appunto è questo omicidio che avviene insomma, quando sono reclusi i protagonisti per via di questa tormenta. Noi all'inizio abbiamo appunto letto con Marcello l'avviarsi verso questo albergo che doveva fare poi da tappa verso la destinazione dei protagonisti e invece poi lì succede insomma questo fattaccio. E da qui poi è chiaro, mai come in questo caso, l'invito è a leggere proprio perché, essendo un giallo, non possiamo assolutamente svelare come va a finire. Vogliamo ascoltare ancora qualcosina? Dopo. Questa è la frase più difficile che un attore dirà mai, ve lo dico. No, prima abbiamo scherzato su questa parola rimilitarizzazione. Lei diceva, ti capita di dover dire rimilitarizzazione. Io mi Della sono Renania. allenato. Esatto. Beh, dopo la rimilitarizzazione tedesca della Renania del 1936, von Schuschnigg non avrebbe potuto fare altrimenti. È stata la scelta giusta, bisogna seguire i grandi in ogni battaglia, stava dicendo Rudy, forse a voce un po' troppo alta. Lui e Britta avevano condiviso una bottiglia di rosso, ma mentre la ragazza si era limitata a un calice, lui non faceva che vuotare un bicchiere dopo l'altro e presto aveva chiesto una seconda bottiglia per sé. L'alcol l'aveva reso euforico. E mentre parlava della sua patria era quasi commosso. Von Ochsenau è il migliore ministro della guerra che il nostro paese potesse avere. Ringraziando il cielo, il cancelliere von Schuschnigg si è dimesso. Ci avrebbe portati alla rovina, asserì con la sua consueta voce gelida il signor Sommer, che era astemio e disprezzava profondamente qualsiasi sostanza in grado di far perdere il controllo di sé.
mentre la graziosa cameriera posava una generosa porzione di torta davanti a ognuno di loro, Britta esplose. Dimesso! È stato costretto! La cameriera la fissò con tanto d'occhi, poi batté in ritirata. Nessuno potrebbe costringere l'Austria o gli austriaci a fare nulla, bello Rudi. Come potete essere così ciechi? Von Schuschnigg si è fatto da parte obtorto collo per evitare ulteriori spargimenti di sangue. E von Orsenau è filo nazista. È stato Hitler in persona a imporlo come ministro della guerra. Era parte degli accordi segreti del trattato del 34. Se erano segreti, come fai a saperlo, tesorina? La stuzzicò Rudi con tono condiscendente. Per nulla turbato della sua veemenza. Lo so perché... Perché è ovvio. Hanno imposto lui, Fischbock alle finanze e Sei Sinquart agli interni. È talmente evidente. La politica del paese è cambiata da un giorno all'altro. Per questo Miklas si è rifiutato fino all'ultimo di nominare cancelliere Sei Sinquart. È stato lui a chiedere alla Germania di intervenire politicamente in Austria. Così Hitler... Hitler? Adolf Hitler è la cosa migliore che potesse capitare alla nostra patria e alla nostra razza! La sovrastò Rudi, non più condiscendente ora, ma paonazzo e sempre più ubriaco, si alzò in piedi e fece il saluto nazista. «Hai Hitler!» esclamò. Molti degli uomini seduti al tavolo scattarono in piedi e risuonò un coro poco convinto di «Hai Hitler!» «Non piangerò», si disse, mentre attraversava il salone a testa alta con le guance in fiamme. Dunque così stavano le cose. Aveva sempre saputo che Rudi non era certo marxista, ma sentire uscire dalle sue labbra con tanta naturalezza quell'appassionata louange a Hitler la terrorizzò. Si domandò come avesse potuto dare così velocemente il consenso al matrimonio. Sei stata una stupida. Emerge ancora di più forte le passioni, la grinta, il carattere di Britta, e c'è anche un universo maschile di personaggi un po' tutto particolare. Come li hai raccontati questi maschi? Ma allora, il fidanzato di Britta nel romanzo è un astro nascente del Partito Nazionalsocialista, sempre in quell'atmosfera di grande ottimismo che contraddistinto, insomma, l'incipit della seconda, ma anche della prima, perché per esempio c'è un capitolo, il sesto capitolo, che parla appunto della prima guerra mondiale e quindi della storia del padre di Britta. Che è austriaco e quindi fa vedere, diciamo, tutti questi personaggi maschili molto molto asserviti al partito, come giustamente dice Britta. Ma Rudi mi è uscito subito nella sua antipatia devastante e l'ho trovato da subito così antipatico che ho detto ok, funziona, perché cioè, l'ho sempre detestato. Anche il padre, diciamo, è nato abbastanza, sono i tre personaggi fondamentali. Ci sono due personaggi invece che io amo visceralmente, di cui purtroppo non posso parlarvi più di tanto perché sono legati profondamente allo svolgimento del testo, perché poi il testo inizia, diciamo, con un'introduzione, quindi si viene un po' catapultati nell'atmosfera anni 40, ma poi c'è un insieme labirintico di informazioni che portano fino, quindi se dico una cosa poi devo dire tutto e non posso, però diciamo che l'incontro con un anziano gentiluomo polacco cambierà per sempre il destino della ragazza, ecco, mettiamola così. Infatti non possiamo dire altro, però ripeto, sono ben dipinti, veramente ben raccontati. Questo ha dato atto, insomma, a Martina, e questo, insomma, spinge alla curiosità sicuramente. Ripeto, ci sono dentro tanti colori, c'è dentro una storia che, per carità, non è pesante nel suo essere così travagliata e complicata, ma fa necessariamente da sfondo ai personaggi, altrimenti è difficile calarli e comprenderli. Anzi, ci tengo a dire che mi hanno definito leggero il romanzo, mi sono offesa da morire, però sappiate che è leggero, ecco, quindi non vi preoccupate.
C'è anche tanto, tanto altro, abbiamo parlato di colori, ma c'è anche, sembra quasi, qui alle mie spalle ho un pianoforte che stavano accordando nel pomeriggio, quando insomma sotto la colura abbiamo fatto vedere sia a Martina che a Marcello un po' la bellezza della nostra Villa Fondi. C'è anche musica nel libro, questo appunto per collegarci anche alla poliedricità della nostra autrice, e facciamocelo dire da lei che musica accompagna queste pagine. Ma allora, sempre in riferimento allo studio che ho fatto del periodo, è stato molto bello studiare le musiche dell'epoca. Quindi troverete Lili Marlene, troverete diciamo tutto questo genere che peraltro io adoro e trovo che fosse veramente meraviglioso. Ma troverete anche tanta classica. Vabbè, io vengo da lì e quindi stavo. Anzi, addirittura alcuni pezzi musicali sono proprio chiave dello svolgimento poi del mistero. Sempre tornando alla sensorialità del romanzo, ho pensato questo, cioè non può non avere una colonna sonora in qualche modo un romanzo, deve avere vedi, dico spettatore, invece no, dovrei dire lettore. Oh, lettore. Il lettore dovrebbe avere la sensazione anche proprio uditiva, non so, di essere dentro a un'atmosfera. E quindi devo dire che le musiche dell'epoca mi hanno veramente aiutato, in tutti i sensi, sì. Prima di ascoltare l'ultima parte che ha preparato Martina, che ha preparato lei, diciamo ci sono dei suoni, ma c'è anche, io mi sono rimasto sorpreso, ne parlavo prima, un'attenzione, una cura particolare anche, ma del resto è un universo di alberghi e qui siamo in una terra, insomma, di accoglienza c'è, e cioè la parte legata insomma al cibo. Ci sono anche dei personaggi che ruotano attorno alla cucina che mostrano anche una certa simpatia e leggerezza, se così possiamo dire. E c'è questo legame col cibo che accompagna questa reclusione forzata. Anche qui per me un rimando al lockdown, dove siamo diventati tutti bravissimi impastatori di pizze, tutti A bravissimi mangiare, provetti fornai. chef, fornai, come giustamente diceva. Sì, allora, come dicevamo appunto prima, ho fatto un'analisi molto specifica dell'epoca, quindi oltre a divertirmi, peraltro questo di cui non abbiamo parlato prima, ma ci tenevo anche proprio della moda dell'epoca, altra cosa che è veramente affascinante, quindi andando proprio nel dettaglio del guanto di pizzo, della giarrettiera, che pure quello è un mondo veramente affascinantissimo. La parte culinaria è stato quasi forzatamente mi è stato imposto dal romanzo, ma anche perché io sono sempre a dieta. Quindi in qualche modo ho sognato e ho descritto le cose più grasse, più sognose, è stato bellissimo. E loro potevano mangiarsele tutte, quindi è stato per interposta persona veramente bello. L'unica italiana in lockdown non ha messo su un chilo. No, scherzo. No, ma no, no, anzi, assolutamente, però diciamo che col lavoro, sai che poi facciamo, stiamo sempre un po'. E quindi sì, diciamo quell'eccesso, perché anche parlare di quell'eccesso, quell'opulenza, no? Che poi ha portato al decadimento dell'Europa e che sta, secondo me, risuccedendo in qualche modo, io l'ho voluto descrivere sia da un punto di vista in qualche modo divertente, sia da un punto di vista metaforico, quindi c'è cioè, questo eccesso per pochi che poi ha portato la rovina per tutti, insomma. Sì, torniamo infatti un attimo anche all'aspetto storico. Siamo prima di una situazione tragica, siamo all'esplosione, forse meglio all'implosione dell'Europa su se stessa, e questi stessi echi li abbiamo rivissuti, li stiamo rivivendo da 100 giorni e passa ormai. E anche qui, insomma, c'è tanta ricchezza, tanta anche forse finta consapevolezza di sé da parte di questi gerarchi, di queste persone politicamente influenti, mentre insomma, attorno tutto il mondo sta per scoppiare. Quindi, paradossalmente, la figura degli dèi diventa anche questo. Beh, il titolo, poi il titolo il nome dell'albergo, appunto, diventa questa sorta di piccolo mondo attorno.
insomma, c'è la tragedia più ultima. Quindi ecco qui uno scrigno dove questi personaggi quasi non si accorgono, o forse meglio, provano a riscoprirsi poi nelle pagine del libro, rispetto a quello che lì a poco succederà. C'è un terzo passaggio che leggiamo insieme con Marcello. Il 28 giugno 1914 l'arciduca e sua moglie divennero al contempo martiri e casusbelli. Il conflitto mondiale era alle porte e un'ondata di odio nazionalista avvelenò le belle colline e i boschi rigogliosi dell'Austria. Ferro e sangue era il motto che echeggiava in ogni cantina, in ogni osteria, in ogni casa. E l'aspetto più crudele e tragicomico di tutta quella farsa era la convinzione di portarsi a casa la vittoria in poche settimane. Nell'aria c'era grande fermento, un allegro ottimismo che rendeva possibile ogni cosa. Marcus fu chiamato al fronte, come tutti i ragazzi e gli uomini in grado di combattere. Non si sentì spaventato, ma euforico, perché quella era la sua occasione e la colse al volo. Chiese ufficialmente la mano di Brigitte un mese prima di partire, affrettando i tempi col pretesto della guerra. Tutti si sposavano in quei giorni folli e irreali, e si sposarono anche loro, lui in uniforme e lei con un abito bianco accollato e serio, che agli occhi di Marcus la rendeva ancora più irresistibile. Brigitte non sorrise mai, neanche una volta. Lui si sforzò di leggerla come una manifestazione di cordoglio per la sua imminente partenza. Quella notte la amò con tutto il suo cuore e mentre il suo treno partiva per la Russia, Brigitte era già incinta. Poi fu l'inferno. Marcus era un uomo viziato e benestante, abituato agli agi da tutta la vita. La campagna in Russia gli insegnò la fame, la sete, il dolore fisico e spirituale, la noia, la vigliaccheria, l'odio e la paura. Vide uno dei suoi più cari amici, proprio mentre stava ridendo a una battuta di Marcus che cercava di tenere alto il morale dei suoi uomini, venire colpito all'occhio da un proiettile. Morì all'istante. Orrenda caricatura di se stesso con un foro nero al posto del bulbo oculare e uno spiritoso sorriso sulle labbra. Ma come avevano potuto pensare di affrontare un conflitto di quelle dimensioni, addirittura di vincerlo? L'Austria, tra gli alleati, era decisamente il paese meno preparato alla guerra. Armi, cibo e munizioni bastarono solo per poche settimane, mentre regnava il caos su entrambi i fronti, quello russo e quello balcanico. Gli ospedali erano stracolmi, non si sapeva più dove mandare i feriti, i morti venivano abbandonati nella neve. Marcus sopravviveva grazie alle pochissime lettere che gli arrivavano dalla moglie, in cui lei gli descriveva con scarso entusiasmo il procedere della gravidanza. Lui le scriveva ogni giorno, febbrilmente, raccontandole ogni dettaglio della sua vita quotidiana. Sapeva che molte delle lettere non sarebbero probabilmente giunte a destinazione, ma non poteva fare a meno di alimentare il suo rapporto sempre più evanescente con la moglie. Riusciva a ironizzare su tutto, o quasi. Scherzava sui commilitoni, sul nemico, sulle donne russe, i loro schnurrbart, i baffi. Poi arrivò l'inverno e Marcus dimenticò per sempre il significato stesso del verbo scherzare. Qualcosa in lui si spezzò definitivamente. Il mondo prese a sembrargli un posto oscuro, malvagio e pericoloso. Da tempo aveva smesso di essere generoso con i compagni, divenne taccagno. Da allegro che era, cupo. Da conversatore arguto divenne silenzioso. Una sola fiamma illuminava il suo futuro e i suoi sogni, l'amore vivissimo per la moglie, che aveva idealizzato fino all'estremo, e la tenerezza per la sua piccolina. Salutò la resa incondizionata del 3 novembre 1918 con una gioia senza pudore e tornò in Austria come un vincitore invece che come uno sconfitto. 1,5 milioni di morti, 3,5 milioni di feriti e prigionieri di guerra, un paese in ginocchio. Niente di tutto questo aveva importanza per lui. Voleva solo rivedere il sorriso di sua moglie. E incredibilmente lo vide.
Non ero ovviamente a conoscenza dei pezzi scelti da Martina, anzi volutamente, mentre passeggiavamo per Villafondi, ho chiesto di non saperli. Questo qui mi spinge innanzitutto a dire che il libro esce a febbraio, se non sbaglio, quindi prima di un qualcosa che ci ha inevitabilmente, nuovamente, sconvolto. E qui c'è anche la ragione stessa per cui, insomma, o qualsiasi tipo di conflitto, a qualsiasi latitudine e in qualsiasi tempo storico è un qualcosa di estremamente sbagliato, ce lo possiamo dire senza alcun tipo di dubbio. Stesso giorno è uscito, Ah, lo stesso giorno della dichiarazione di guerra. quindi ecco, insomma, il libro quindi diventa anche un messaggio inevitabile di speranza e nello stesso momento di far comprendere come, ecco, l'odio è, ripeto, sembrano banalità, ma proprio perché ci troviamo dentro ha ancora più senso ribadirlo, di quanto l'odio sia un qualcosa da condannare, di quanto la guerra stessa in sé per sé sia da condannare. Quindi questo libro diventa anche una piccola testimonianza. Indirettamente Martina ci fa questo dono che storicamente calza, ahimè, purtroppo. Quindi grazie davvero Martina, veramente per Grazie a voi, veramente, è stato questo regalo. bellissimo, è stato bellissimo, veramente, grazie. E posso chiedere una cosa? Adesso ci saranno cose, alla fine di tutte le cose che ci Dimmi. saranno, non lo so, ci facciamo una foto tutti insieme col libro? Sì, allora, prima però, perché l'avevo un po' preso dai tre passaggi. Noi abbiamo Marcello Romolo. Io ho comunicato che, insomma, ringrazio anche Francesco Pascuzzo per aver curato, insomma, l'intera rassegna, e ringrazio anche tutti gli amici della stampa che hanno locale. Che hanno, insomma, fatto da megafono alla serata di stasera. E c'è un lungo percorso, quello di Marcello, tra teatro e cinema. Io ho segnato alcuni nomi: Mario Morini, Giuseppe Tornatore, Peppe Barra, Vincenzo Salemme, Tony Servillo. Lo stesso Tony Servillo sarà a Vico stamattina, poi nelle curve che ci portavano a Vico, sarà proprio all'apertura di quel festival di cui ti parlavo il prossimo 3 di luglio. E insomma, per chi ha amato la serie di Sorrentino, The Young Pope e The New Pope, insomma, Marcello vestiva i panni dell'ingenuo e poi ambizioso Papa Francesco II. E quindi, insomma, un piacere aver avuto in costiera e a Piano di Sorrento. E adesso ci spiega però questo legame con Piano di Sorrento. Sveliamo l'arcano anche per Gianni, che no, c'è ancora. Allora, qual è questo mistero? È semplicemente che a 16 anni, una vita fa, io feci il mio primo campeggio qui a Piano di Sorrento, al camping Ipini. E invece i miei compagni di classe erano qui al Klein Wein, si pronuncia così, Klein Wein, la piccola Vienna. E quindi, cioè, per me è stato un ritorno che mi ha portato una serie di emozioni, no? Ogni tanto ci passavo, ci sono venuto, non è che non ci venga da 50 anni, insomma. Però è stato un felice ritorno rivedere questi posti, rivederli in questa occasione per presentare il libro di Martina. Insomma, è stato veramente, poi ritrovare questo spirito, questa ospitalità veramente meravigliosa, insomma, è un tuffo nel mondo dei sentimenti. Grazie Marcello, grazie anche a Grazie a te. voi, Non l'ho grazie. detto, ma lo voglio ripetere, l'ho detto a loro in macchina mentre, insomma, li abbiamo accompagnati qui in costiera dove alloggiano per la giornata di oggi. Loro veramente hanno stretto i denti in questi 2 anni, perché, vero, le biblioteche chiuse, hai perfettamente ragione Martina, ma anche i teatri. Insomma, per due artisti, perché guardate che mentre il cinema in qualche modo si è dato da subito delle regole, sapete, chi mi conosce sa la mia passione per l'universo televisivo, parliamo di una serie che si è dovuta interrompere nel bel mezzo del lockdown, che era Doc, che poi ha ripreso le ultime puntate autodandosi delle regole sul set, mentre il mondo del teatro ha vissuto che cosa? Se, fondamentalmente, l'edificio chiuso, che era quello dove appunto le regole erano appunto
appunto più severe, distanziamento, la mascherina, come fare, come non fare. Quindi per chi insomma calpesta, insomma sente il profumo delle tavole, è stato ancora più difficile. Quindi sì, veramente, poi veramente c'è stato un vero e proprio dramma, cioè che hanno vissuto sicuramente tante altre figure professionali, no? Quello del teatro che noi abbiamo vissuto da vicino, abbiamo visto proprio le difficoltà degli attori, di tutte delle maestranze, degli stessi gestori, i quali forse poi dei ristori li hanno anche avuti, hanno potuto gestirli in qualche modo, ma veramente famiglie in grossa difficoltà, oltre poi a questo essere, come dire, ammutoliti, avere un bavaglio che non ti ha permesso più di comunicare, non poter più esprimere, non poter più sviluppare cultura, sensibilità, è stato e continua ad essere un periodo molto duro. Per fortuna c'è una lenta ripresa, per fortuna questa cosa ha creato anche uno spirito di categoria, per cui ci si è trovati mentre in una categoria molto frammentaria, molto divisa in espressioni individuali, finalmente ha trovato una coesione per poter poi fare delle rivendicazioni. Si spera che questa cosa vada avanti, che non sfumi soltanto nella soddisfazione di aver raggiunto certi obiettivi minimi. In realtà il settore insomma ha bisogno di essere ancora molto sostenuto e insomma speriamo di ritornare presto in una dimensione molto più normale. Bello, bello quello che ha detto Marcello. Io voglio chiedere un'altra cosa sul libro, poi veramente perché mi è capitato, insomma, anche nelle presentazioni che faccio, soprattutto con l'universo attoriale. Il libro è anche una sorta di partitura teatrale, immagini, è chiaro, forse nel cuore tu porti, oltre al piacere di incontrare il pubblico, che possa prendere forma in un altro modo. Sì, ma l'ho anche scritto in quel modo, ma credo involontariamente per certi versi, però sì, sicuramente il libro si presta, intanto visto che ambientato in un unico luogo, si presta anche al teatro, no? Però si presta anche al cinema, cioè mentre lo scrivevo avevo proprio in mente, ok, cioè, non so, c'è il dettaglio della mano, poi devo andare indietro, cioè avevo comunque in mente una terminologia cinematografica, no? Il campo lungo, perché è così, tu devi portare il lettore spettatore a vedere quello che tu vuoi che lui veda, anche se magari non è, appunto essendo un giallo ci sono tante cose che sono ingannevoli rispetto alla comprensione della parte finale, ma devi portarlo, e quindi sì, cioè ovviamente mi piacerebbe moltissimo, sarebbe fantastico, sì. Perfetto. Ragazzi, allora, tornando invece a quello che è il vostro impegno, dove vi vedremo prossimamente? Allora, io sarò a Castensal Sant'Elmo, con Dignità Autonoma di Prostituzione, di Luciano Melchionna, dal 17 di giugno al 13 di luglio, tipo, quindi non avete scuse, proprio un mese, venite. A teatro a Napoli? A teatro a Napoli, sì. Io, i progetti dovrebbero portarmi a riprendere uno spettacolo che abbiamo appena concluso al Teatro Trianon, con la regia di Francesco Saponaro, che è La donna immobile di Vincenzo Scarpetta. È stata una versione molto interessante che ha riscosso grandissimo successo, con una bellissima compagnia, e si dovrebbe riprendere a ottobre, prima al Trianon e poi a cavallo ottobre-novembre all'Augusteo di Napoli. E poi sì, ci sono varie cose in pentola che stanno lì. Visto che abbiamo parlato di pentola, io voglio chiamare Maria Grazia Pocurullo, perché l'avete è stato proprio come in un giallo nella locandina che poi è girata sui social. Io ho voluto lasciare questo alone di mistero, dando delle indicazioni rarefatte agli amici dell'Unitre e in particolare a Maria Grazia, che voglio ringraziare veramente di cuore, e perché appunto insomma ci spiega cosa ci spiega che cosa, come concludiamo questa serata. Allora, innanzitutto ringrazio Biagio e ringrazio l'Unitre che stasera mi hanno voluto qui,
Niente, la mia curiosità è quando tu mi hai chiesto se fai uno strudel. Dico, beh, che cosa c'entriamo un po' noi con lo strudel, visto che insomma è un dolce più nordico, insomma. Poi mi hai spiegato, però è meglio forse che lo spieghi tu. È chiaro che io sarei voluto entrare nelle pagine della cucina in quel momento e avrei voluto chiedere la pastiera. A Maria Grazia, vi dico la verità perché viene veramente, è un passaggio che mi ha colpito, ora non mi conoscete, non è che sia la forma a dettare le mie esigenze, però parlando con gli amici e conoscendo Maria Grazia, insomma, proprio per il percorso fatto anche insieme con gli amici dell'Uni3, dove spesso il cibo l'abbiamo insomma esaltato al meglio, allora mi faceva piacere questa cosa e soprattutto credo che sia anche una novità delle presentazioni. Martina, quella di avere un finale dolce, quindi invece che il giallo abbiamo svelato in questo caso più che l'assassino, abbiamo svelato la sorpresa. E quindi, Maria Grazia, adesso a te, insomma, la palla culinaria proprio, che cosa proveremo? Va bene, allora è uno strudel, però naturalmente ci ho voluto mettere un po' della mia terra, quindi invece dei pinoli ho messo le noci. Oppure ho messo i canditi, quelli che rifaccio io perché sono un amante dei canditi che li realizzo, e quindi gli agrumi della nostra terra. E poi di solito vicino allo strudel si abbina sempre una crema. Io questa volta la crema non l'ho voluta mettere nei piattini, ma nei bicchierini. E diciamo cosa c'è in questo bicchierino, ve lo dico così, quando col cucchiaino. Cercate di andare fino in fondo perché ho messo in fondo un biscotto imbevuto di limoncello, proprio per riprendere la crema che normalmente si mette vicino abbinata allo strudel, poi delle mele che sono caramellate naturalmente la cannella. E niente, insomma, è questo. Quindi col cucchiaino si va fino in fondo e si sente anche il sapore proprio del limoncello e della nostra terra. Ragazzi, è una sorpresa anche questo assaggio, cioè c'è dentro, è veramente sembra una pagina di un libro, quindi ringraziamo anche Maria Grazia Cucurullo, io so che devo fare però Sono anche un ringraziamento, io che ringrazio voi. grazie Maria Grazia, dobbiamo ringraziare perché sono presi cura di Martina nel pomeriggio. I social aiutano parecchio, ma io mi devo ricordare. Fashion Point Parrucchieri di Meta, insomma, che sono presi cura di Martina per la preparazione della serata. No, non vi preoccupate, di me no. Idem anche del sottoscritto. La dimora degli dèi, infinito edizioni. Allora, qualche copia c'è qui al prezzo di 17 euro. Le trovate a partire da domani in tarda mattinata presso la libreria Mondadori, Piazza Cota, Piano di Sorrento. È giusto ringraziare Giovanni Pepe, titolare della libreria. E sulla scia di questo libro facciamo questa volta la Costanzo e passiamo all'altro che presenteremo invece a metà luglio, 17 di luglio. E qui, grazie, insomma. C'è un'attinenza col mondo culinario. Qui è una food blogger, Valeria Di Meglio, di origini procidane. Amma Cucinà si chiama il libro, dove si mescolano le tradizioni di un'isola che sta vivendo un momento importante, capitale della cultura procida. Quindi cibo e le tradizioni dell'isola, della bellissima isola, anche quest'isola legata molto al mondo della letteratura, il Samorante, insomma. Insomma, quindi un'isola dal fascino particolare che secondo me in questi mesi avremo modo di visitare. Anche qui, seguendoci sui vari canali social, 17 luglio, semmai stiamo ragionando anche sulla sede, dopo anche con Gianni ne parleremo. E anche qui un eventuale invito agli amici dell'Uni3 non sarebbe male, perché qui invece godiamo di un viaggio virtuale sull'isola di Procida.
Grazie a tutti, c'è Martina disponibile per il firmacopio ovviamente, ma ovviamente prima c'è questo selfie che accompagna anche il viaggio social della dimora degli dei. Poi anche per i fotografi, insomma, c'è tutto l'iter da poter seguire. Se vi va, ce la facciamo tutti insieme. Prendete la copia, siamo tutti.